E però ci siamo trovati in questo nuovissimo video per parlare della partita che è appena finita tra Roma e CSKA Sofia, che è finita 3-2 grazie al fatto che poi il Bodø/Glimt ha pareggiato, cioè lo Zorya ha pareggiato col Bodø/Glimt, siamo passati da primi nel girone, quindi il girone finisce con 13, 12 e poi che era tipo 6, se non sbaglio 6. O 7 e 1, no, e 2. E comunque ci va strabene perché alla fin fine non cioè, era difficile appunto sperare che il Bodø/Glimt andasse proprio a pareggiare con appunto con lo Zorya, però alla fine ci hanno fatto questo regalo, diciamo che cioè, e poi ci è andato anche bene perché vedendo che è sceso il Leicester e è scesa, mi sa, il PSV Eindhoven stava, ho visto un attimo i risultati, stava scendendo. Poi c'è qualche altra squadra comunque non facilissima da affrontare, tipo anche il Fenerbahce. Abbiamo fatto bene comunque, cioè è stato buono che siamo riusciti a passare da primi. Quindi salteremo il turno dei sedicesimi, andremo direttamente agli ottavi. E per adesso le squadre appunto che sono passate, probabilmente sono passate tutte tranne il Milan, praticamente, perché la Juve e l'Inter sono andate agli ottavi di Champions. Il Milan è fuori, l'Atalanta è finita poco fa, è andata appunto ai sedicesimi di Europa League, e il Napoli è andato agli ottavi di Europa League, e la Lazio oppure agli ottavi di Europa League, e noi agli ottavi di Conference. Quindi alla fine quest'anno è andata meglio degli altri anni, perché a volte uscivamo già veramente prima, eravamo già tutti distrutti eccetera. Invece adesso è uscito solo il Milan, che secondo me, se avesse pareggiato quella partita contro il Porto, sarebbe passata anche lei, cioè sarebbe in Europa League, però comunque sarebbe rimasta in Europa. Quindi adesso va bene comunque per tutte le squadre tranne per l'Atalanta, perché comunque l'Atalanta non sarà facile, visto che agli spareggi si ritrova comunque tante squadre forti come il Barcellona, il Borussia Dortmund, il Porto e altre, e anche l'Ipsia e non mi ricordo quali altre. Comunque sì, sono tutte queste squadre e niente, quindi sarà da vedere. Invece in Conference scende il Leicester, scende appunto come detto il PSV Eindhoven, che saranno squadre che secondo me, andando a sfidare le seconde, quelle che arriveranno seconde, secondo me hanno più facilità di passare, a meno che non passa il si dovrebbe passare il Tottenham, dovrebbe passare da secondo, quindi ci potrebbe essere già Tottenham Leicester subito, e quindi sarà una bella sfida quella da seguire, anche per capire chi va avanti, insomma. E poi vabbè, le altre squadre non è che mi sono messo bene per bene a guardare tutte quelle che sono passate della conf, cioè le ho viste ma non mi ricordo i nomi perché alcune hanno nomi assurdi, quindi comunque era comunque l'obiettivo quello di passare da primi, ci siamo riusciti. Adesso sicuramente il prossimo obiettivo è quello là di, vabbè, nell'immediato di vincere appunto, almeno, cioè di vincere sì con lo Spezia e con appunto la Sampdoria, e poi dopo appena ci sarà il turno, passare anche il turno di Coppa Italia, e poi comunque a gennaio fare mercato per poter comunque come posso dire, per poter comunque ambire, magari anche se non dovessimo arrivare quarti, comunque almeno arrivare quinti. E comunque oggi non ho capito perché è entrato Zaniolo a un certo punto, che l'hanno proprio detto che il campo era proprio campo de patate, e quindi col fatto che c'era sto campo che era proprio del cavolo, Zaniolo si è fatto male. E vediamo cosa avrà alla fine. Majoral è riuscito a segnare, Ebram ha fatto doppietta, ma non so se ha fatto 5-6 gol in Conference. Poi bisognerebbe vedere anche con i preliminari. E è la seconda doppietta di Ebram, insomma, da quando sta alla Roma. E poi vabbè, qualcuno già mo comincia a bocciare Fuzzato, perché vabbè, perché ha fatto una cosa che non doveva fare, ma il problema è che boh, cioè, secondo me lì è stato un po' ingannato dalla traiettoria del pallone, secondo me, anche se non si doveva buttare, però vabbè,
E quindi abbiamo subito il 3-2, il 3-1 pure un altro gol, vabbè. Karsdorp non mi sta proprio convincendo come terzino. Quindi secondo me dobbiamo prendere, cioè dobbiamo finire la stagione con Karsdorp e poi scusate, poi mandare via Karsdorp e anche Reynolds, vabbè, Reynolds verrà mandato via a gennaio, per poi prenderne altri due, perché Karsdorp veramente pure oggi non mi è piaciuto. A volte la difesa fa, cioè questi momenti in cui svaria, ma secondo me appunto Mancini può fare solo il quarto difensore appunto attualmente, mentre magari l'anno scorso era più forte Ibañez, quest'anno è molto più forte Ibañez. Secondo me i due devono essere Ibañez e Smalling, e poi dietro magari un Senesi o un altro che, diciamo, per il momento diciamo Senesi, e poi Mancini e Kumbulla mandarlo via proprio. E comunque vabbè, ha fatto giocare Bove, poi è dovuto entrare Darboh e Shomurodov non sto capendo che c'ha, non capisco perché sto preso lui invece di prendere Majoral. Perché poi Majoral non l'ho fatto mai giocare oggi. Oggi comunque ha fatto un gol, l'altra volta ha fatto l'assist. Cioè, non capisco sinceramente. Cioè, Majoral merita molto più rispetto di quello che ha avuto. Comunque la Roma vince, cioè, togliendo gli ultimi 15 minuti, la Roma se la gioca e la gioca in scioltezza. E se non fosse stato per i 6 gol presi in Norvegia, noi avremmo subito 5 gol in 6 partite. E quindi diciamo che va bene così. Fatemi sapere cosa ne pensate. Commentate, spolgiate, iscrivetevi al prossimo video. Bello.